della serratura magica. Nella camera di Tyr. Eccone un altro. Vedo qualcosa là. È Tyr. Però manca il pannello centrale. Credevo che Tyr fosse un dio, non un gigante. Sì, ma era amato da tutti, giganti inclusi. È stato l'unico oltre a me ad avere in dono la loro vista speciale. Ehi, chissà se i giganti hanno dedicato un trittico anche a me. Avanti. Aspetta, vieni, ti insegnerò a leggere. Non è necessario. Tu mi hai insegnato tanto, ora ti insegno qualcosa io. Atreus. Avanti, tu già lo parli, leggerlo non sarà difficile. Io so leggere, ragazzo, ma non questa lingua. Sei a metà strada, quindi. Ok, le rune rappresentano tante cose. Gli dèi, o gli animali... Aspetta. Oh, vado troppo veloce. Scusa, non è questo. Senti questo odore? Sì, lo sento. Sembra... pioggia. Tu hai rovinato tutto. Me l'ero guadagnato quel martello. Ma ora... tutti penseranno che l'ho avuto solo perché Magni è morto! Mi scherniranno! Ma se io uccido te, nessuno riderà di me! No! Prova! No! Oh, quanto sei stupido! Hai preso da tuo padre oppure da tua madre? Era stupida Erracchia? Zitto! Tu non ne sai niente di mia madre. Oh, è vero. Ma tra poco ci conosceremo molto meglio. Tu sarai il mio nuovo fratellino. Non appena avrò ammazzato tuo padre. Mettila! Ups, mi sa che l'ho steso. Sta indietro! No! No! Non è ancora finita! Fratello, sta male. Atreus. Devi portarlo da Freya, presto. Non c'è altro modo. In barca, Freya non è lontana. Thank you.
Fratello, Odino ti osserva, specialmente ora che hai iniziato a sterminare la sua stirpe. La foresta di Freya è un punto cieco per lui. È la destinazione perfetta che solo lei può curare. Cosa gli sta succedendo? L'ho già visto nei mortali. Un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea. Mai visto in un dio. Ma un dio che crede di essere mortale? Non oso pensarci. Ci siamo quasi. Chiamato il serpente. Sbrighiamoci. Freya! Apri la porta! Ci serve il tuo aiuto! Donna, mi senti? È urgente! Sono sempre una dea, vattene via! Il ragazzo sta male! Freya! È malato. Entrate. Questa non è una normale malattia. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. Così è colpa mia. Mi aiuterai? Certo. C'è un raro ingrediente che si trova solo a Elaim, il guardiano del Ponte dei Dannati. Mi serve il suo cuore. Il regno dei morti, lo conosci? No, non questo. È una terra dal cielo implacabile. Nessun fuoco può ardervi, nessuna magia in tutti i 9 regni può sprigionarvi una fiamma. E contro i morti, la tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Dovrò tornare a casa. A un passato che avevo giurato di seppellire per sempre. Chi eri prima non ha importanza. Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio. E ha bisogno di suo padre. Questa runa apre il ponte verso Elaim. Quando ci sarai, non dovrai in nessuna circostanza attraversare il ponte dei dannati. Da lì non si torna, hai capito? Ragazzo! Emily! Devi far presto. Un sentiero nel giardino, porta la mia barca, prendila. Torna a casa, ritrova il tuo passato, fa ciò che devi. Ma portami il cuore del guardiano del ponte e tuo figlio potrà sopravvivere. Ora. Freya, l'ultima volta io sono stato... No. Fai bene a dubitare della parola di un dio. Non devi giustificarti. Non con me, non per questo. Con me sarà sicuro. È la promessa di una madre. Thank you.
proprio a Helheim. Tutto bene? Farò ciò che devo. Lasciami in pace. Come vuoi.
Non c'è luogo dove puoi nasconderti, Spartano. Potrai mettere tutta la distanza che vorrai tra te e la verità, ma non cambierà nulla. Fingi pure di essere quello che non sei. Maestro, marito, padre. Ma c'è una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire. Tu non puoi cambiare. Tu sarai per sempre un mostro. Lo so. Ma non sono il tuo mostro, non più. Per il regno tra i regni, per giunta nel tuo giardino. Prendi la scorciatoia per il tempio del viaggio tra i regni, poi vai a Helheim. Sono certo che prima non ti stavi riferendo a me. C'è qualche altra cosa che vorresti confidarmi, fratello? Ti assicuro che sono insuperabile nel mantenere segreti. Beh, sai dove trovarmi. E per la cronaca avevo già capito che eravate greci. Atena era palese.
Cosa? Ehi! Tu puzzi di magia straniera! Dolce nanna degli inferi, che cosa sono quelle? Non ne ho mai viste di simili. Saranno un'eredità di famiglia. No. E non lo saranno mai. Amico, mio fratello e io abbiamo creato il Mjolnir per il grande idiota. So riconoscere la qualità. E queste... queste sono speciali. Ehi, dov'è il piccoletto? Si è ammalato. No. Che è accaduto? Gli Aesir? No. La colpa è mia. Ed è mia responsabilità rimediare. Già. Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità, eh? Che posso fare per aiutarlo? Io so fare tante cose. Vuoi che io venga con te? No. Il tuo lavoro qui è sufficiente. D'accordo. Allora dove te ne vai così di fretta? Nel regno dei morti. Elheim? Cavolo, allora è una cosa seria. Ti terrò d'occhio. Non ti preoccupare, i ragazzi sono tosti. Alla sua età mi sono mozzato la testa. E ora non sto così male. Freya ti ha dato la runa del viaggio per Helheim. Deve essere sbloccata sul tavolo. Guarderò le spalle! Concedimi un momento per dirti che ciò che stai per fare è da pazzi. Neanche Odino può sopravvivere a questo freddo. Spero che quelle lame funzionino.